Ma innanzitutto abbiamo scelto una manifestazione di popolo per presentare Prospettiva 2022, che è un progetto finalizzato a dare una nuova visione al capoluogo di regione e soprattutto un progetto ulteriormente finalizzato a fare chiarezza in questa maionese impazzita che sembra essere diventata la politica aquilana. Credo che in maniera chiara e concreta noi oggi segneremo un nuovo passo per questa città. Sono tutti candidati assolutamente ottimi, sono altrettanto convinto che queste primarie daranno la possibilità alla città di azzerare completamente il distacco, il divario che si è creato nel corso degli anni tra popolazione e politica. Credo anche che il confronto all'interno delle primarie possa dare quel contributo in più affinché la coalizione di centrodestra torni a governare la città. C'è bisogno del PDL però? C'è fiducia? Lei come si sta rapportando? C'è bisogno dell'appoggio del PDL? Le primarie andranno non si sa bene in quale direzione? No, le primarie si svolgeranno il 18 di marzo. Con gli altri partiti che compongono la coalizione c'è una sintonia perfetta. Sono convinto che il centrodestra, soprattutto perché composto da poche forze partitiche, possa dare quella maggiore credibilità e maggiore stabilità al nuovo governo della città. Vedete, il governo del centrosinistra rappresentato dal sindaco Cialente è stato un governo litigioso, un governo che è dilaniato, che ha zoppato la ricostruzione, che ha completamente ingessato i rapporti con tutti gli altri attori che devono compartecipare alla ricostruzione. Questo noi non lo possiamo permettere. Meno partiti per garantire una coalizione più forte. Qui non si tratta di marce in più, qui si tratta di offrire alla città non solo un governo stabile, ma una persona che possa rappresentare in se stessa una stabilità nell'azione di governo. Uno dei grandi problemi che ha vissuto l'amministrazione Cialente in questi 5 anni è stata la scarsa capacità di garantire anche dal punto di vista tecnico con i dirigenti del comune una perfetta organizzazione della macchina amministrativa. Se governeremo noi come governeremo noi, questo problema sarà completamente cancellato e azzerato, perché il cittadino non può essere ostaggio della burocrazia così come sta accadendo in questi giorni. Questo è stato capito anche a sinistra. Voi sperate in una spaccatura definitiva e compromettente per le elezioni dall'altra parte? Ma io credo che la sinistra non possa dare più nulla a questa città, perché la sinistra che si ripropone oggi alle elezioni amministrative di maggio è la stessa sinistra che governa ormai da 20 anni, sono le stesse facce, sono gli stessi attori, sono persone ormai usurate e quindi non riescono a dare quel di più di cui l'Aquila oggi ha bisogno. Non si tratta qui di giocare, questo è il problema. Si tratta di riuscire a dare un governo stabile e forte alla città dell'Aquila. Non credo che chiunque possa vincere le primarie di centrosinistra sia in grado di garantire quello che ho detto.